Si abbassa l'età media di chi assume droga e cambiano anche le sostanze stupefacenti, che costano meno rispetto al passato perché spesso sono tagliate con additivi chimici sempre più pericolosi. Oggi siamo andati alla comunità La Centralina di Cermeledo in Bassavalle, da sempre impegnata nell'accoglienza di ragazzi in stato di disagio a causa della dipendenza da droga e alcol. Oggi il fumo, l'hashish che si compra in giro ha un grosso influsso sul sistema nervoso della persona, per cui chi ha delle psicosi latenti, soprattutto la marijuana e l'hashish, scatenano queste situazioni. Tra gli assuntori anche mamme e papà che si presentano ad acquistare la dose di eroina o cocaina con i propri bimbi piccoli. Cosa sta accadendo se nemmeno un figlio ti ferma? Andando in alcune famiglie e che queste papà e queste mamme dicono e parlano male dei loro figli perché non devono usare l'eroina, non devono usare la marijuana, e poi è lì a tavola che si fuma lo spinello. Dico, ma cosa dici a tuo figlio e a tua figlia di non fare queste cose quando tu per primo? Perché io sono convinto che l'esempio è la cosa fondamentale, più importante, prioritaria di una educazione dei propri figli. La volontà di salvare tanti giovani tossicodipendenti ha sempre mosso Don Diego, impegnato anche nell'inferno del bosco della droga di Rogoredo. Io in queste settimane sto frequentando Rogoredo e ci sono anche lì tanti giovanissimi, tanti papà e mamma che arrivano lì, perché stiamo fuori dal parco, che arrivano lì dicendo la mia figlia è sparita, mio figlio è sparito, non è che potete aiutarmi a cercarlo. E allora si dice a chi, ai ragazzi che magari sono lì, di dire ma conosci questo, sai chi è questo qui, digli che c'è qui la sua mamma, che è straziante essere lì alla sera a ascoltare queste mamme, questi papà che dicono io non trovo più mio figlio, penso che sia dentro qui. Come sono le facce dei ragazzi che escono da questo parco? Disfatte, escono, noi siamo lì, escono la sera, intorno alle 8:30, 9, a prendere da mangiare, da bere. Lì la dignità umana, vedi, la tocchi con mano, che è proprio zero.